Ci mancano 20 giorni al voto e ci è venuto a trovare nei nostri studi Andrea Murgia di Autodeterminazione. Lo conosciamo insieme. Chi è Andrea Murgia? Ma Andrea Murgia è un funzionario della Commissione europea che fa politica per passione e che è stato indicato da Autodeterminazione come candidato alla presidenza della Regione Sardegna. Quali sono i vostri punti di forza? I nostri punti di forza sono un programma serio, costruito, ragionato, scritto da noi sardi e senza che nessuno venga dal continente a dirci come dobbiamo costruire un progetto di sviluppo per l'isola. In particolare, che cosa vi sta a cuore e soprattutto cosa sperate di fare andando da soli, correndo da soli? Speriamo di amministrare la regione. Abbiamo presentato una sola lista, abbiamo unito dentro questa lista 6 partiti politici, semplificando il quadro dell'offerta elettorale, come direbbero, cosa che non hanno fatto le altre coalizioni che hanno riempito di candidati tutta la Sardegna. Lo facciamo con la coscienza che il nostro programma deve essere sviluppato per l'interesse dei sardi, parlo di trasporti, di sanità, di agricoltura, che è il tema di questi giorni. Lo facciamo con un'attenzione particolare al confronto con lo Stato, che in questi anni è mancato. Non abbiamo un governo amico, un governo nemico, abbiamo un governo italiano col quale dobbiamo confrontarci ogni giorno, tutelando gli interessi dei sardi, perché il governo italiano fa interessi che non sono quelli dei sardi. E tra gli interessi dei sardi in questo momento c'è una protesta molto forte, che è quella dei pastori. E attenzione, nessuno si permetta politicamente di cavalcare quella protesta. Noi sospendiamo la campagna elettorale domani in segno di solidarietà, in silenzio. Andiamo dai nostri amici e parenti pastori, non vogliamo pubblicità, non vogliamo niente. La sospendiamo perché pensiamo che quel confronto deve essere sostenuto. Noi stiamo dalla parte dei pastori da sempre e loro devono trovare la forza e continuare la protesta per garantire che il prezzo del latte sia adeguato a quello che vale. Cosa bisognerebbe fare? C'è una ricetta? C'è un modo per vincere questa battaglia? Abbiamo denunciato questa situazione già dai primi di dicembre. Nei confronti politici io ho parlato sempre di agricoltura e del problema del prezzo del latte. Quella polveriera stava prendendo fuoco e nessuno l'ha considerata. La politica è totalmente assente. L'assessore all'agricoltura si sta facendo il suo giro elettorale, ma non c'è nessuna attenzione. La politica deve tornare a parlare di agricoltura. Pensa che ci possano essere dei disordini, che si possano bloccare le elezioni? Che escalation si prevede? Io mi auguro nel senso di responsabilità. Penso ai miei pastori, quello che loro stanno facendo. Guardi, non stanno rovesciando il loro profitto, stanno rovesciando il loro fatturato. Hanno costi, le pecore vivono, mangiano, pascolano. Quando produce il latte raccoglie il frutto di tutto il lavoro, anche dei costi che deve coprire. E quindi mi auguro che prevalga il senso di responsabilità. Troviamo il modo per fare di questa protesta una protesta significativa e che trovino le soluzioni. Troviamo il modo per farlo senza danneggiare ancora di più la nostra categoria, la categoria dei pastori, insomma. Per quanto riguarda la zona franca, qual è la vostra posizione? La nostra posizione è semplice. Useremo i fondi europei per fare fiscalità di vantaggio. Cercheremo di, in qualche modo, di sbrogliare la matassa burocratica e amministrativa che sta ingessando i contributi e i finanziamenti regionali alle imprese, facendo uno schema di incentivi automatici per cui entro 60 giorni l'impresa riceverà il finanziamento per il suo investimento. Faremo soprattutto una cosa, daremo all'impresa la possibilità di scegliere la forma di finanziamento e se sarà credito d'imposta azzererà le tasse, come fosse una grande zona franca per gli investimenti. Un'ultima domanda, lavoro. Il lavoro, creare lavoro è l'obiettivo. Come facciamo? Intanto il lavoro femminile, perché il lavoro femminile è molto più basso, l'occupazione femminile è molto più bassa in Sardegna. Lo facciamo spendendo 10 miliardi di fondi europei, non è una cifra sparata, è quello che arriverà in Sardegna e che già c'è nelle casse regionali e che non è speso. Spenderemo 1 miliardo in più ogni anno. Ci sono proposte che abbiamo scritto per dare 1,5 miliardi alle imprese per investimenti e per occupazione. Spenderemo 1 miliardo per ristrutturare le case dei sardi per fare il risparmio energetico, aprendo 50.000 cantieri in tutta l'isola e dando sfogo e lavoro un po' agli artigiani dell'edilizia.
che sono anche loro in una crisi evidente. Sosterremo l'agricoltura in tutti i modi, anche finanziando quei giovani agricoltori che non sono stati finanziati perché la Regione li ha imbrogliati in un bando troppo restrittivo. Insomma, cercheremo di far camminare quanto più possibile la Regione, di far arrivare i soldi dentro il sistema economico. In bocca al lupo. Molte grazie.